Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura il bollettino dell'emergenza coronavirus. Sono 93 i nuovi casi Covid accertati nelle ultime ore nella nostra regione, emersi dall'analisi di 2.773 tamponi, risultato così positivo il 3,35% dei campioni. L'incidenza settimanale dei contagi per 100.000 abitanti scende a 47, mentre il tasso di occupazione dei posti letto resta al 4%, per le terapie intensive al 6% per l'area medica, lontano dalla soglia della zona gialla fissata rispettivamente per il 10% per quanto riguarda le terapie intensive e per il 15% per l'area medica. Non si registrano per fortuna decessi recenti, il bilancio delle vittime è così fermo a 2.535 persone, invariati nelle ultime ore i ricoveri. Per quanto riguarda i numeri dei ricoveri, 73 pazienti sono in area medica e 7, anche questo numero invariato, in terapia intensiva, altri 1.987, meno 26, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. I guariti sono 75.775, in aumento di 119 unità. Questo dunque per quanto riguarda il conteggio giornaliero del Covid. Ed ora voltiamo pagina, ci occupiamo delle vertenze aperte nella nostra regione. Partiamo da quella della Riello. Purtroppo non ci sono buone notizie dalla riunione che c'è stata questa mattina in Regione Abruzzo, perché l'azienda che possiede uno stabilimento a Villanova di Cepagatti ha confermato la volontà di volerlo chiudere. Vediamo il servizio di Giuseppe Dintino. La decisione confermata. Entro fine anno la Riello andrà via dall'Abruzzo e a breve partirà per 90 lavoratori il licenziamento collettivo, procedura che ormai sembra ineluttabile. Nemmeno 19 milioni di euro di utili bastano alla multinazionale USA Carrier Corp, che dal 2017 controlla il gruppo Riello. L'azienda, infatti, benché il bilancio in positivo, ha deciso di chiudere lo stabilimento di Villanova di Cepagatti, delocalizzando la produzione in Polonia. Questa è l'ennesima azienda che fugge dove il visco è più vantaggioso e ora 90 lavoratori rischiano il posto. Ci hanno levato anche la dignità, perché adesso lavoriamo, però lavoriamo come? Cioè, fino al 15 di novembre stare lì, cioè, come si lavora? Cioè, lei che farebbe al posto mio? Cioè, si lavora male, a singhiozzo, cioè, non è giusto per noi perché abbiamo una dignità, noi se andiamo lì a lavorare dobbiamo rendere, perché... Lavoratori in presidio questa mattina davanti alla regione, dove alcuni rappresentanti sono stati ricevuti dall'assessore regionale al lavoro, Pietro Quaresimale, il quale promette di portare la questione a Roma sul tavolo del Ministero dello Sviluppo Economico. Nel 2020 la Riello, brand della climatizzazione, ha subito un calo dei ricavi e dei profitti, ma con utili netti di 18,8 milioni e una società più che patrimonializzata, di certo non si può parlare di crisi aziendale. Io non capisco, con un fatturato oltre le aspettative, che abbiamo superato anche le aziende del nord, non capisco perché così di punto in bianco dopo le ferie, arrivati al 1° settembre a ciel sereno, ci hanno detto che ci licenziano. Insomma. Lei da quanto tempo è indipendente della Riello? Io sono 26 anni. Altra vertenza, altra preoccupazione per le sigle sindacali e non solo, anche per la politica regionale, è quella della Sevel di Atessa. L'azienda Stellantis ha annunciato una riduzione dei turni. In una nota spiega che le fluttuazioni dei mercati nazionali ed internazionali generate dalla pandemia e dalla carenza di chip sono fonte di crescente senso di incertezza e dunque l'azienda sta attuando le migliori soluzioni logistiche per difendere i propri lavoratori e l'intera organizzazione. Questo dunque quanto dice l'azienda in merito alle decisioni assunte per
per la Sevel, la conclusione di una parte dei contratti di somministrazione, spiega la nota, rientra nelle normali attività di gestione della forza lavoro di Stellantis in tutti gli stabilimenti europei nell'ambito di questi movimenti di instabilità che riguardano tutto il settore automotive mondiale. Stellantis ribadisce che l'obiettivo è tutelare l'azienda e i lavoratori e aggiunge che l'evoluzione della situazione è considerata l'incertezza e monitorata in maniera quotidiana. Risponde la FIOM, che invita il Premier Draghi a convocare l'azienda e annuncia un possibile scontro proprio con l'azienda. La FIOM dice: tutti i lavoratori in Sevel hanno garantito la produzione dei veicoli commerciali leggeri in un mercato in forte espansione. Il problema di approvvigionamento delle componenti deve essere chiarito perché riguarda tutto il settore, ma sembra ormai chiaro, dice ancora la FIOM, che lo stabilimento di Gliwice in Polonia stia determinando anche nuove strategie da parte del neonato gruppo Stellantis e che l'azienda, riorganizzando le produzioni, mette a rischio la crescita produttiva occupazionale dello stabilimento Sevel e dell'indotto. Queste le parole di Francesca Redavid, che è la segretaria generale della FIOM CGL, e di Michele De Palma, segretario nazionale di FIOM CGL, responsabile dell'automotive. A conclusione, i 52 sindaci del comprensorio Sangro Aventino e della Frentania, preoccupati proprio dalla situazione della Sevel, solidarizzano con i lavoratori e chiedono al Ministero un tavolo di concertazione con Stellantis. Noi sindaci, scrivono in un documento, prima linea delle istituzioni, siamo molto preoccupati dalla riduzione dei turni da 18 a 15 e i rischi per l'occupazione alla Sevel e di conseguenza per l'indotto industriale. A preoccupare anche qui è l'apertura dello stabilimento in Polonia, che produrrà il Ducato. Nel rinnovare la solidarietà ai lavoratori della Sevel, scrivono i sindaci, chiediamo al Ministero dello Sviluppo Economico un tavolo urgente con Stellantis e anche di poter partecipare come rappresentanti del territorio. Andiamo avanti ora, cambiamo ancora argomento. Cambio al vertice dei Carabinieri di Pescara, il colonnello Barbera, il nuovo comandante provinciale, il capitano Dallari, e la nuova comandante della compagnia di Pescara. Vediamo. È il colonnello Riccardo Barbera, il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Pescara. 45enne, viene da Aprilia e sostituisce Edoardo Gambardella, che assumerà un incarico nella DIA. È una città, è una provincia che conoscevo poco, ma sto imparando man mano ad apprezzare. E il nostro compito è proprio preservarla, preservare questa città e questa provincia da qualsiasi tipo di infiltrazione criminale. È una città, è un territorio molto vivo, economicamente in grande evoluzione. Quindi noi dobbiamo fare attenzione e noi dobbiamo garantire alla società civile il rispetto delle regole, quindi noi dobbiamo mettere la società civile nelle condizioni di evolversi e di crescere, e quindi noi dobbiamo comunque andare a fermare queste infiltrazioni che in ogni territorio così ricco sono sempre più preoccupanti. Negli ultimi 21 anni io ho avuto incarichi esclusivamente in comandi territoriali, per lo più incarichi al comando di reparto investigativi, quindi ho fatto brevemente Bari, ho fatto Palermo, sono stato a Cosenza e cercherò di portare la mia esperienza al servizio di questa città, di questa provincia, di questa comunità. Presentata anche il capitano Monica Dallari, 33enne romana, che dopo l'esperienza nella provincia di Arezzo è ora il nuovo comandante della compagnia di Pescara. E adesso la politica con le elezioni comunali in primo piano. Continuiamo il nostro viaggio tra i candidati a sindaco alle prossime amministrative. A Sulmona l'avvocato Elisabetta Bianchi si presenta con la lista Direzione Sulmona. Il tema dei tribunali minori e della loro chiusura è quello di capitale del nuovo umanesimo, le sfide che intende proporre all'elettorato. Vediamo il servizio di Stefano Recanati.
ho trovato in questa occasione delle amministrative 2021 i partiti di centrodestra, area mia di riferimento, essendo io consigliere di Fratelli d'Italia, un po' impaludati in strane liturgie che erano incomprensibili alla cittadinanza, che aveva invece l'esigenza di uscire al più presto dall'amministrazione Casini con una proposta attiva, credibile ed efficace. Per cui nel maggio di quest'anno ho deciso di proporre la mia candidatura al corpo elettorale, essendo il consigliere comunale più produttivo del Consiglio e non avendo nulla da rimproverarmi nella mia storia civica rispetto alla cittadinanza e al mantenimento dei presidi di sanità e giustizia. Ho deciso quindi di propormi alla cittadinanza, visto che gran parte delle componenti di centrodestra erano state escluse dalla discussione preliminare rispetto alla selezione del candidato sindaco. In ragione di questo abbiamo determinato di partire prima e di proporre la nostra candidatura come direzione Sulmona. Sì, diciamo che io non ho mai fatto una questione di dimensione. Per me i tribunali non sono mai piccoli, i tribunali sono il luogo dell'esercizio della giurisdizione e come tali sono grandi di per sé, perché rappresentano una funzione dello Stato, e per questo noi riteniamo che questo ufficio giudiziario debba rimanere insieme alla Procura della Repubblica, innanzitutto perché non tutti i comuni sono città, e se Sulmona è deve rimanere una città, e anche perché ha le insegne dello Stato, e noi faremo di tutto per preservare questo presidio, in quanto che fin quando la digitalizzazione non sarà al 2000 per 1000, come dico sempre, ci sarà sempre un senso per avere ancora nel territorio questi luoghi fisici. Non solo, noi vogliamo attraverso il nostro lavoro far conseguire a Sulmona un titolo innovativo. Ci piacerebbe che Sulmona diventasse capitale del nuovo umanesimo. Nell'era digitale credo che la grande sfida da cogliere sia quella di temperare la digitalizzazione nell'interesse dell'essere umano. Affinché l'uomo non sia schiacciato dai sistemi, ma ne vengano altresì invece esaltate le potenzialità e le abilità. Tempo di bilanci per il Festival d'Annunziano, andato in scena a Pescara tra il 3 e il 12 di settembre. Parte del ricavato della manifestazione sarà destinato alla ricostituzione della Pineta d'Annunziana, danneggiata, lo ricorderete, dall'incendio ad agosto. Vediamo il servizio. Volge al termine la terza edizione della Festa della Rivoluzione. Anche quest'anno Pescara ha celebrato Gabriele D'Annunzio, che volente o nolente rimane uno dei suoi cittadini più illustri. Numerosi gli ospiti del festival, da Giordano Bruno Guerri a Jacopo Fo, da Francesco De Gregori ad Edoardo Bennato. La terza edizione del Festival d'Annunziano, penso possiamo dire, l'obiettivo più importante che ha colto, oltre a quello di una grande partecipazione ricaduta all'immagine ed economica per la città di Pescara e per l'Abruzzo, è il riconoscimento che D'Annunzio è un patrimonio universale di tutti, comunque la si pensi. Per la realizzazione del festival il comune ha investito 75.000 euro, a questi si aggiungono 150.000 euro degli sponsor e altrettanti della regione, di cui 60.000 sono stati impiegati solo per il service e l'attuazione delle misure anti-Covid. Parte del ricavato, circa 60.000 euro, saranno destinati alla ricostituzione della Pineta devastata dall'incendio del 1 agosto. Intanto ringraziamo tutti coloro che hanno ritenuto di dover fare un versamento liberale per la Pineta, perché la Pineta è il vero patrimonio di tutti i pescaresi e non soltanto, è un unicum perché una riserva naturale inserita in un contesto cittadino non si rinviene in nessun'altra parte d'Italia, purtroppo ha subito questa devastazione. Noi vogliamo, come tutti quanti auspicano, rivedere la nostra Pineta più bella che mai, e questa partecipazione di cittadini alla rinascita della Pineta è un gesto quasi commovente, quindi veramente il Festival d'Annunziano legato a queste contribuzioni liberali di cittadini che vogliono partecipare alla rinascita di un pezzo importante della città dal punto di vista ambientale è veramente una cosa molto positiva per la città. Pescara così si propone come città della cultura.
E ora ad Annunzio, dice il sindaco, mette tutti d'accordo. Sì, ma veramente quello ostracismo che D'Annunzio ha subito è stato un ostracismo vergognoso. Oggi sta riemergendo questa figura poliedrica, incredibile, forse il personaggio più importante del secolo in cui è vissuto. Noi abbiamo soltanto rimesso in evidenza quello che è, senza neanche fare tanto sforzo, perché D'Annunzio è D'Annunzio. Restiamo a Pescara, Marina Dolci è stata eletta presidente di Confesercenti Pescara. Si tratta della prima donna al vertice di un'associazione di categoria nel capoluogo adriatico. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Una donna al vertice di Confesercenti Pescara, neopresidente Marina Dolci, una vita nel commercio. Sì, una vita nel commercio, sono contenta di aver avuto questa nomina, e sono tanti anni di lavoro anche nelle associazioni, io sono sempre stata all'interno sia di Confesercenti ma anche delle associazioni al femminile, quindi ci tengo, veramente è stata una bella cosa poter portare questa nomina in alto, sono contenta. Una nomina di prestigio ma anche un compito gravoso in questo momento storico per il commercio. È un compito gravoso ma che mi spinge e mi sprona, non solo per il commercio ma proprio per tutte le nostre attività produttive. Confesercenti spazia su tanti campi e il mio primo impegno sarà proprio contattare i vari presidenti, faremo una bella presidenza pronta a muoversi, ad essere sempre pronta con nuovi progetti. Quali sono le priorità secondo lei per far ripartire a 360 gradi il commercio a Pescara? Sicuramente sarà importante riunire e spronare tutti noi, tutti i vari esercenti, nuovi progetti, essere sempre pronti con il web, e poi seguire anche la nostra città, perché noi dobbiamo amare la nostra città, la nostra provincia, e quindi collaborare con le amministrazioni. Discorso a parte, poi merita il centro commerciale naturale di Pescara, che è il fulcro proprio delle attività della città. È importante, bisogna valorizzarlo e lì dobbiamo essere uniti, anche a parte il segno politico delle associazioni, tutti uniti anche con il food, con degli eventi, con le attività commerciali, insomma le nostre città saranno belle e accoglienti, pensando anche a Natale che sta per arrivare. L'Università degli Studi di Teramo offre nuove possibilità formative agli studenti e ai consulenti del lavoro. Operativi da oggi 4 laboratori didattici aperti agli iscritti ai corsi di laurea in servizi giuridici e economia, ma anche a coloro che già esercitano la professione di consulente del lavoro. Vediamo il servizio. 4 laboratori didattici per la formazione di consulenti del lavoro e la nuova, moderna e specifica offerta formativa presentata dall'Università degli Studi di Teramo. I laboratori sono indirizzati primariamente agli studenti iscritti al corso di laurea in servizi giuridici, ma sono anche aperti come attività formativa scelta a tutti gli studenti dell'Università di Teramo interessati a lavorare nella gestione del personale e nel settore della mediazione, domanda e offerta di lavoro, con particolare riferimento agli iscritti al corso di laurea in economia. Infine, i laboratori sono aperti a coloro che già esercitano la professione di consulente del lavoro. Una nuova offerta da parte della Facoltà di Giurisprudenza? Sì, in particolare di uno dei corsi di laurea di giurisprudenza, quello minore, diciamo, perché è la laurea triennale, che quindi ha un pubblico, una platea particolare, diversa da quella della grande laurea in giurisprudenza, che consente l'accesso alle professioni legali, alla magistratura, eccetera. E però è un percorso triennale che noi da 2 anni, soprattutto da quando abbiamo fatto un'importante riforma dell'offerta didattica, stiamo cercando di valorizzare al massimo per non farla essere come un po' è stata vissuta per i primi anni della sua istituzione, come la Cenerentola, no? Della Facoltà di Giurisprudenza, ma invece come un corso che ha le sue specificità. In particolare questo corso ha 3 curriculum. I laboratori che presentiamo oggi fanno
fanno parte del curriculum consulenti del lavoro e sono un po' un fiore all'occhiello perché sono dei laboratori che rappresentano un'offerta didattica molto professionalizzante, molto calata diciamo nella professione e sono organizzati in partnership con i tre, si dice in inglese stakeholder oggi, questa è la terminologia in valsa, con gli attori, gli interlocutori privilegiati della professione, coloro che sono la professione in questo paese e quindi sono questa partnership importantissima perché serve a far sì che il corso possa effettivamente svolgere la funzione che gli è propria, cioè quella di formare questa professionalità che non può essere formata dal corso di laurea in giurisprudenza, quello nobile tra virgolette, no? Quindi questa è una professionalità particolare che noi cerchiamo quindi di valorizzare in questo modo. Di corsi di laurea del genere ce ne sono diversi in Italia, ce ne sono parecchi anche in quest'area geografica, però il nostro con questa partnership si qualifica particolarmente, oltre allo sforzo che già viene fatto in termini di docenti dedicati, un'offerta didattica molto interessante, ma questo tipo di contenuti sono particolarmente diciamo rivolti allo scopo particolare del corso. Restiamo a Teramo ancora con Tania Bonici Castelli perché nel capoluogo aprutino dal 17 al 19 di settembre si svolgerà la prima fiera mercato del benessere. Si tratta dell'evento iniziale previsto dalla legge regionale denominata Abruzzo Regione del Benessere che punta a diffondere i temi dell'educazione ambientale, della corretta alimentazione e delle tradizioni locali. Vediamo. La prima vera attuazione della legge regionale denominata Abruzzo Regione del Benessere si concretizza a Teramo con una 3 giorni dedicata all'alimentazione dal punto di vista della salute. In programma da venerdì 17 a domenica 19 settembre l'evento si svolgerà nella splendida cornice del corso di Porta Romana nel centro storico della città di Teramo. Primo firmatario della legge regionale, l'assessore Pietro Quaresimale. L'obiettivo è quello di caratterizzare la nostra regione rispetto alle altre, quindi nella scelta del turista noi vogliamo dare un impulso al nostro bellissimo territorio, quindi è una legge che valorizza i nostri beni, la nostra alimentazione, il viver sano che c'è in Abruzzo e quindi vogliamo riscoprire le nostre tradizioni. Sicuramente è una legge importante che oggi presenteremo uno dei primi eventi che va a concretizzare queste iniziative perché molte volte si lanciano delle idee che però rimangono un po' aleatorie, invece con questo evento diamo attuazione a questi principi enunciati in questa legge. Monti, mare, campagna e cortile, i capisaldi su cui si declineranno gli assaggi culinari che saranno proposti e che si potranno degustare in occasione della manifestazione ideata in attuazione del progetto Abruzzo Regione del Benessere in collaborazione con l'Associazione Culturale Gastronomica Porta Romana Bella. Chi parteciperà a questa fiera avrà modo di conoscere buona parte delle aziende che producono prodotti bio che oggi si sa per il mercato è determinante, ma soprattutto questa iniziativa nasce da parte della regione nella persona dell'assessore Pietro Quaresimale per promuovere quello che è un grande risultato della regione Abruzzo, che è risultata la 5ª regione al mondo per la qualità della vita e allora non si è persa occasione appunto di poter organizzare eventi laddove tutte le aziende che producono prodotti di qualità, prodotti bio, avranno modo di esibire i loro prodotti qui a Porta Romana. Quindi cosa si assaggerà? Le tematiche sono 4, il cortile attraverso il tacchino canzanese, i polli, poi c'è l'orto, c'è la montagna e c'è il mare. Avremo l'opportunità di ospitare i pescatori, la cooperativa dei pescatori di Martinsicuro, avremo a disposizione anche una piccola lampara dove si potrà parlare con i pescatori e il loro metodo di pesca del pesce azzurro. Prestigiosi partner della prima fiera mercato del benessere, l'Art Abruzzo e l'Università di Teramo. Adesso siamo arrivati allo sport. Dopo averlo affrontato 10 giorni fa in campionato, il Siena torna sulla strada del Teramo per il turno di Coppa Italia di domani alle ore 15 al Bonolis. Spazio ad alcuni giocatori che hanno visto meno il campo. Birligea sarà titolare davanti, Agostino invece andrà tra i pali. Non convocato Chiere Mateng per questa sfida che Guidi non vuole sottovalutare. Vediamo il servizio. No, ma noi non stiamo preparando in ottica Vispesa, non ci stiamo preparando in ottica Siena, perché è una partita come vanno preparate tutte, perché sennò rischieremo di dare un messaggio sbagliato a tutti quanti e soprattutto di sbagliare
e di non portare in campo quella che deve essere la nostra mentalità. Noi è un impegno a tutti gli effetti e noi giocheremo con lo stesso tipo di mentalità che avete visto queste prime uscite. Per noi non esistono né amichevoli né partite di seconda importanza o di prioritaria importanza. Tutte le partite hanno la stessa valenza, chi giocherà e per chi giocherà è un'opportunità importante per farsi vedere e soprattutto per dare un senso ai sacrifici e agli sforzi che sta facendo dall'inizio della stagione. Per quanto riguarda i giocatori che potranno essere utilizzati, è chiaro che le mie valutazioni sono fatte e saranno figlie della condizione di ognuno di loro, perché insomma, tre partite in una settimana, per forza di cose, se le vogliamo tenere intensità alte, è impossibile riuscire a farle con gli stessi interpreti, e quindi sarà per me la formazione migliore per provare a battere il Siena. Chiaramente noi abbiamo valutato lo sforzo che c'è stato nell'impegno di domenica con il Modena, perché ci sono anche dei calciatori che hanno avuto uno sforzo veramente notevole, sia come eventi di potenza ma come anche come volume di gioco, ed è chiaro che sollecitarli in questo momento della stagione a una partita ogni tre giorni, dopo che non hanno ancora metabolizzato le scorie della partita precedente, rischierei di fargli arrivare degli infortuni, che assolutamente non è un rischio che non dobbiamo prendere. Detto questo, ci saranno anche coloro che invece hanno assorbito i carichi della partita di Modena e che quindi saranno riproposti in campo tranquillamente. Quindi, ma proprio perché noi non sdobbiamo l'avversario, per me è una partita importante e voglio vedere da parte di tutto il massimo impegno, anche perché coloro che domani magari sbaglieranno la prestazione oppure non saranno calati mentalmente su quello che è il nostro impegno, è chiaro che nelle mie gerarchie resteranno dietro. Quindi per i calciatori è una grande opportunità, per quelli che hanno avuto meno minutaggio. Gli altri devono far vedere la stessa mentalità che hanno mostrato nei tre impegni di campionato. Lasciamo la C adesso, la Serie D. Protagonista assoluto della scorsa stagione del Pineto, Matteo Minozzi, sarà ancora uno dei punti di forza della squadra allenata da Marco Pomante, che domenica debutta in campionato in casa nello scontro tutto abruzzese con il Castelnuovo. Ah, innanzitutto sono molto contento di essere rimasto e per stare con la squadra e per aver creduto tutti in me. E non vedo l'ora di iniziare il campionato e di dare il mio contributo a tutti. Obiettivi importanti sia per te che per la squadra quest'anno? Sì, noi abbiamo degli obiettivi importanti e li vogliamo raggiungere a tutti i costi, lavorando sodo giorno dopo giorno, e spero che ce la faremo. Beh, sicuramente, perché venivo da una piazza di Tolentino, poi ho avuto dei problemi e Pineto ha creduto in me, infatti li ringrazio fortemente e sono stato contento del campionato passato, ma come dice sempre il mister, il passato, ora c'è da dimostrare di nuovo quest'anno, che è ancora più importante di quello prima. Sì, ho fatto 16 gol, sono contento, lo ripeto, sono contento di quello che ho fatto e spero di fare altrettanto meglio quest'anno. Un girone sicuramente difficile come tutti gli anni, quest'anno un po' particolare perché non si sa che squadre mettono o non mettono, però noi siamo concentrati su noi stessi, pensiamo a fare il nostro e a fine anno tireremo una linea. Sì, noi partiremo forte e non guardiamo in faccia nessuno, e derby o non derby, l'importante è fare risultati positivi. Ma è stata sicuramente una bella soddisfazione vincere i playoff, soprattutto che qua a Pineto non avevamo mai vinti. E speriamo di riconfermarci e se capita con un derby, perché no? Lasciamo il calcio e la romana Maria Casciotti a vincere nella categoria femminile la prima edizione del Triathlon Città di Giulianova, manifestazione che si è svolta sabato sul lungomare Zara. Il servizio è di Paolo Sinibaldi.
La vincitrice Maria Casciotti, Cesena Triathlon, l'Abruzzo ti porta molto bene perché avevi vinto anche al Fedena a fine giugno. Sì, abbiamo presidiato anche in questa gara organizzata dagli stessi organizzatori, intanto perché siamo affezionati all'Abruzzo e al posto e luogo che siamo stati in vacanza qualche anno fa e è comunque ottima l'organizzazione delle gare, davvero complimenti. Sappiamo che la tua stagione è ancora lunga perché stai preparando eventi importanti. Sì, questa è una gara in preparazione di un mezzo Ironman in Sardegna il 24 ottobre e quindi siamo nel pieno delle gare insomma, di carico. Come è andata oggi? Ti abbiamo visto uscire in buona forma dal nuoto, hai consolidato con il ciclismo e con la corsa, non c'è stato grande problema anche se le avversarie vanno tutte rispettate sempre. Certamente, tutte le avversarie vanno rispettate, nonostante insomma, eravamo poche donne, ho cercato di dare il meglio della mia prestazione. Il nuoto non ci sono state grandi difficoltà, anzi il mare ci ha aiutati a rientrare, molto scenica anche l'uscita così un po' all'australiana e il percorso in bici è stato un po' insidioso per via della no scia con i ragazzi, quindi sono stata sempre sulla sinistra e avevo paura dei dossi, però insomma ho mantenuto bene la posizione. Il TG6 termina qui, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento con la nostra programmazione.